Il 21 novembre si è tenuto presso l'Istituto Tecnico Agrario Ridolfi Zimarino di Scerni il convegno dal titolo Stereotipi di genere, violenza sulle donne, un tema di grande attualità. I ragazzi hanno ascoltato le parole degli esperti professionisti, psicologi, giornalisti e avvocati e si sono confrontati con loro. Alle ore 11 è stato osservato il minuto di silenzio in ricordo di Giulia, un momento davvero emozionante. Coordinate dalla docente Daniela Valentinetti, a prendere la parola per prime sono state le psicologhe e psicoterapeute Sonia Ruggeri e Oriana Cipollone, che hanno spiegato come sia necessario sensibilizzare i ragazzi su certi temi, spronarli a non rimanere in superficie ma a osservare con attenzione, aiutare e aiutarsi a non cadere in tranelli e in dinamiche particolari, conoscendo ciò che può essere campanello d'allarme nelle relazioni con gli altri. Hanno cercato di invitare i ragazzi a riflettere sugli ultimi eventi di cronaca e analizzare situazioni, differenze, problematiche e possibili soluzioni. Si sono soffermate sull'importanza dell'empatia e del provare più possibile ad allenare questa capacità, così come di quanto sia necessario parlare e non chiudersi in se stessi. Felicissima di aver organizzato anche quest'anno per la scuola dell'Istituto Agrario questo evento sulla giornata mondiale della violenza sulle donne. E ogni anno noi ci impegniamo come docenti della nostra scuola a toccare questo argomento perché non passi questa giornata inosservata. Ringrazio la preside Ciffolilli Antonietta, la dirigente, che ci ha concesso questa bellissima giornata con questi professionisti. Sono contenta perché quest'anno abbiamo veramente un parterre di professionisti molto competenti che sicuramente ci daranno un quadro generale per quanto riguarda ogni tipo di violenza, ogni tipo la violenza di genere, la violenza sulle donne, parleremo del codice rosso, quindi saremo a largo raggio. Io veramente felice e contenta di aver realizzato questa giornata per il bene dei nostri ragazzi, tenendo anche conto di questa settimana dove effettivamente abbiamo avuto la famosa storia di Giulia, tant'è vero che noi proprio oggi con 60 bambini dell'infanzia nel nostro istituto pianteremo un albero di ulivo a cui daremo il nome di Giulia, quindi tanti, tanti riferimenti, tanto impegno perché noi siamo quelli che educhiamo insieme alle famiglie, educhiamo gli uomini del domani. Allora, diciamo, i fatti attuali di cronaca, insomma, confermano l'emergenza del fenomeno della violenza sulle donne. Oltre 100 donne sono state uccise dall'inizio dell'anno ad oggi. E al di là di questi fenomeni che arrivano alla ribalta della cronaca, c'è tutta una parte sommersa. E dietro la violenza nei confronti delle donne non ci sono fenomeni di raptus o comportamenti impulsivi, ma la stragrande maggioranza dei casi va cercata da un punto di vista psicologico in una cultura della violenza, in un atteggiamento tollerante rispetto alla violenza. Ed è lì che bisogna lavorare costruendo una cultura della protezione, e questa cultura della protezione si costruisce attraverso anche il lavoro con i ragazzi sull'intelligenza emotiva e sull'intelligenza interpersonale. Il lavoro nelle scuole è fondamentale da questo punto di vista. C'è una sensibilità, per fortuna, dei contesti scolastici su queste tematiche ed è importante spiegare ai ragazzi le dinamiche psicologiche che ci sono dietro queste situazioni così estreme, i segnali, perché i segnali ce ne sono e si possono riconoscere, perché ciascuno di noi è responsabile rispetto alla protezione di queste situazioni in cui le vittime
vittime difficilmente riescono a chiedere aiuto ed è importante attivare una rete protettiva che riguarda non solo gli specialisti, perché quando i casi arrivano agli specialisti spesso, ahimè, è troppo tardi, sono casi di cronaca, ma anche attraverso il tessuto sociale, il tessuto scolastico e di tutte quelle figure non professionali che comunque possono avere la possibilità di accedere a queste situazioni e quindi di attivare degli interventi di protezione. Siamo tutti potenzialmente vittime e siamo tutti responsabili di proteggere noi stessi e gli altri. Spesso recarsi da una psicologa ed entrare in empatia può aiutare le vittime a tirare fuori il malessere, il disagio e acquisire coraggio. Oltre i centri antiviolenza, la famiglia e gli amici, la figura dello psicologo può aiutare a denunciare quanto accaduto, anche analizzando quelle che sono le dinamiche e le reazioni e lavorandoci su. Nella nostra pratica clinica assistiamo quotidianamente a ragazze che raccontano la loro difficoltà anche a percepire i gesti di violenza o di sopraffazione dei propri fidanzati, dei propri ragazzi, dei propri compagni come gesti di sopraffazione, per cui c'è una cultura in realtà che viene considerata la cultura della gelosia, no? dell'amore che si può manifestare anche attraverso condotte di questo tipo. Noi come clinici, come psicologi ci troviamo spesso a evidenziare come le vittime stesse siano inconsapevoli di essere vittime. Il primo lavoro quindi è una sorta di alfabetizzazione rispetto alle situazioni che non devono essere tollerate, non possono essere tollerate all'interno delle relazioni sentimentali. Chiaramente bisogna così scontrarsi con la difficoltà di far comprendere e di educare tutta la popolazione, uomini e donne, alla difficoltà di mantenere delle relazioni che siano su un piano di tolleranza, di inclusione, di gestione pacifica dell'affettività, della sessualità, dell'amore. Per cui il lavoro che noi facciamo clinicamente è questo. Naturalmente sono sorti sul territorio centri antiviolenza e strutture che sono deputate per aiutare le persone a gestire anche tutto il senso di colpa che è legato all'eventuale denuncia nei confronti di persone che comunque sono legate sentimentalmente, di cui le ragazze spesso sono innamorate o le donne sono presumibilmente innamorate. Quindi c'è un lavoro molto importante da fare da un punto di vista psicologico per permettere loro di uscire da una sorta di sudditanza emotiva che le tiene legate dal senso di colpa per in qualche modo essere la causa della rottura di relazioni, perché questo poi è quello che la società in qualche modo legge. Dietro ad una violenza c'è sempre qualcosa che la donna ha fatto per determinare una reazione così violenta, per determinare una reazione così fuori dalle righe. Ultimamente sentiamo spesso le persone puntare il dito contro la legge, le leggi considerate troppo poco e non in grado di mettere al sicuro la vittima e punire adeguatamente chi commette reati. In realtà sono state introdotte nuove pene grazie al codice rosso e altre ancora verranno introdotte a breve. Di sicuro si potrebbe fare ancora di più per far sentire protette le vittime. Lo chiediamo all'avvocato Leonardo Ceri, altro relatore dell'evento. Sì, allora, buongiorno a tutti. Sì, a proposito delle misure di prevenzione, il legislatore recentemente ne ha emanate di nuove, dal divieto di allontanamento, al divieto di avvicinamento, ai divieti di residenza. A chi dice che non è sufficiente? Sì, probabilmente si potrebbe fare di più, ma a mio parere, e quello che dirò anche qui oggi, è che la cosa più importante da fare è denunciare, quindi oggi parliamo con i minori, perciò minori denunciate, se la situazione in famiglia è critica denunciate a scuola, se la situazione a scuola è critica denunciate in famiglia, insomma è importante denunciare. Poi quando sentiamo di casi estremi in cui si sono sovrapposte 6, 7, 8 denunce e non è successo niente, sì, il sistema certamente ha dei limiti, però è ovvio che la risposta è la denuncia, sarà poi lo Stato che attraverso un percorso che ha natura giuridica e natura sociale ci aiuterà a diciamo uscire da queste situazioni di violenza, soprusi, abusi che possono avere tante forme, ma che in ogni caso, e lo ribadisco, bisogna denunciare.
Un ruolo importante lo giocano i media e i social, le notizie vanno date, vanno commentate, ci si deve confrontare, si deve mettere a conoscenza di ciò che c'è e ciò che succede, tanto in Italia quanto al di fuori della nostra nazione. Cosa ne pensa il cinereporter Rai Sebastiano Fezza? Non bisogna mai abbassare la guardia, dobbiamo tenere sempre una grande attenzione su tutto quello che può colpire i più indifesi, sugli ultimi. In questo caso parliamo di donne, ma il discorso potremmo ampliarlo ovviamente ai bambini e agli anziani. Per quanto riguarda la violenza sulle donne, dobbiamo imparare ad allargare il nostro orizzonte. Se guardiamo al di fuori del nostro paese, dalla nostra Europa, si perpetrano violenze inaudite nei confronti delle donne. In India, sfregiare una donna usando l'acido è una cosa che rientra quasi nella normalità. Pensate che nel mondo solamente di matrimoni precoci ce ne sono 650 milioni, un numero enorme, indescrivibile. Bambine costrette a sposarsi sia per una questione di religione, di cultura, di storia del proprio paese, ma soprattutto per un problema di bisogni, bisogni di sopravvivenza per il resto della famiglia. Voglio ricordare un altro numero, 200 milioni. 200 milioni è il numero delle donne che hanno subito mutilazioni genitali, questo in tutto il mondo. Ma attenzione, questo fenomeno colpisce anche l'Italia. Ci sono circa 80.000 donne che hanno subito mutilazioni genitali di vario genere. E i numeri che vi sto dando in realtà sono sempre valori sottostimati, perché tanti non denunciano i problemi che subiscono. E poi i paesi in guerra. Nei paesi in guerra le donne sono la parte più fragile insieme ai bambini. Paesi che hanno subito guerre decennali, tipo l'Afghanistan, in cui i diritti delle donne sono stati totalmente cancellati. Paese in cui la povertà, la miseria costringe le madri a vendere una delle proprie figlie. Beh, questa è un po' la situazione che è in giro per tutto il mondo. Io ripeto, attenzione, teniamo sempre alta l'attenzione sui diritti umani, ma quello che dobbiamo imparare a fare è allargare il nostro orizzonte, guardare al di là del nostro confine, per capire che cosa succede nel mondo.